corpo nero. Per definizione un corpo nero è un sistema fisico che assorbe perfettamente tutta la radiazione elettromagnetica che incide su di lui e in particolare assorbe tutte le lunghezze d'onda, senza riflettere indietro niente, perciò nero, perché non riflette niente, assorbe tutto. Vedremo che in pratica le stelle sono corpi neri quasi perfetti. In laboratorio però non si può realizzare una stella, quindi si realizza lo studio del corpo nero utilizzando cavità isoterme, cioè cavità mantenute a temperatura costante. Anche se non è necessario farlo, si può immaginare una cavità isoterma come un perfetto assorbitore di radiazione elettromagnetica, nel senso che un fascetto di onde elettromagnetiche, di luce, inviato attraverso un forellino all'interno della cavità, poi rimane imprigionato all'interno, si riflette all'interno e quindi viene assorbito. La stessa cosa si vede in quest'altra immagine, radiazione incidente che rimane intrappolata dentro. Ma in realtà questo non è necessario pensarlo, cioè che la radiazione elettromagnetica viene inviata attraverso un forellino e viene assorbita dalla cavità. Non è necessario perché la cavità, per il solo fatto di trovarsi a una certa temperatura, che non è lo zero assoluto, al suo interno è piena di radiazione che viene continuamente emessa e assorbita dagli atomi e le molecole delle pareti interne. Quindi la radiazione qua dentro, radiazione elettromagnetica, c'è anche senza bisogno di immettere radiazione incidente dall'esterno. Qua dentro è pieno di radiazione perché le pareti interne della cavità sono formate da atomi e molecole che si comportano come dei piccoli oscillatori armonici, quindi delle piccole molle in prima approssimazione. Sono delle cariche oscillanti. E siccome non si trovano alla temperatura di zero assoluto, oscillano continuamente. E quindi cariche oscillanti che vibrano continuamente emettono onde elettromagnetiche che si stabilizzano qua dentro la cavità. Quindi l'interno della cavità è piena di radiazione elettromagnetica continuamente emessa e riassorbita dalle pareti interne della cavità, dove ci sono questi atomi che sono modellizzati come oscillatori armonici. Si tratta di un equilibrio termico tra la radiazione e la materia, nel senso che ogni secondo tanta energia viene immessa dagli atomi delle pareti all'interno della cavità sotto forma di onde elettromagnetiche e altrettanta energia gli atomi la assorbono dalla radiazione elettromagnetica all'interno. Quindi qua dentro abbiamo pieno di energia perché gli atomi vibrando emettono queste onde elettromagnetiche ma allo stesso tempo assorbono di nuovo le onde elettromagnetiche che hanno emesso. C'è quindi un equilibrio dinamico che è in pareggio tra la radiazione elettromagnetica e la materia. È uno scambio continuo di energia in pareggio. Abbiamo detto che in realtà la cavità isoterma è soltanto un utile strumento di laboratorio per studiare in realtà l'emissione degli oggetti caldi, come per esempio una stella. Infatti si dimostra, poi lo vedremo meglio, che la radiazione, l'energia elettromagnetica irraggiata da un corpo caldo e anche da una stella, in pratica ha le stesse proprietà della radiazione che è contenuta all'interno della cavità. Quindi se si vogliono studiare le proprietà della radiazione emessa dai corpi caldi, si può anche studiare le proprietà delle onde elettromagnetiche, della radiazione elettromagnetica che è contenuta all'interno di una cavità isoterma, anche se questi due sistemi sono molto diversi, perché una cosa è una cavità con la radiazione intrappolata all'interno e una cosa invece è una stella che emette radiazione all'esterno. Eppure le proprietà della radiazione emessa dalla stella sono le stesse proprietà che hanno le onde elettromagnetiche intrappolate dentro una cavità isoterma, cioè mantenuta a temperatura costante. Per studiare questa radiazione contenuta all'interno della cavità si preleva in uscita dal forellino un fascetto di onde elettromagnetiche che è un campione fedele della radiazione elettromagnetica contenuta all'interno. E qui vediamo con queste frecce di colore rosso la radiazione elettromagnetica che esce all'esterno della cavità attraverso il forellino e che viene studiata, questa radiazione emergente, uscente, viene studiata perché è un campione fedele della radiazione contenuta all'interno della cavità. In particolare la cosa che interessava studiare erano le proprietà spettrali di questa radiazione elettromagnetica, cioè in pratica come l'energia elettromagnetica si ripartisce nelle varie frequenze o nelle varie lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico. Quindi la distribuzione dell'energia nelle varie lunghezze d'onda o frequenze è lo spettro del corpo nero. E in base a studi di termodinamica ed elettromagnetismo si era
concluso, si era ricavato, dimostrato teoricamente che queste proprietà spettrali, cioè come l'energia si distribuisce nelle varie lunghezze d'onda, dovevano dipendere soltanto dalla temperatura della cavità e da nient'altro, cioè non dalla forma, i materiali che formano la cavità, le dimensioni. E infatti anche sperimentalmente, quando si studiavano le proprietà di questa radiazione che usciva dalla cavità isoterma, si vedeva che le proprietà dipendevano soltanto dalla temperatura della cavità e non dalla forma, dalle dimensioni, dai materiali che costituivano le pareti e così via, ma soltanto dalla temperatura. Come infatti è scritto qua, la radiazione emessa dipende soltanto dalla temperatura interna.